Ha tutta l'aria di essere di matrice dolosa l'incendio che questa mattina ha mandato in cenere parte dell'archivio dell'Istituto Raineri Marcora di Piacenza. Le fiamme, divampate poco prima delle 7, non ci hanno messo molto a propagarsi all'interno del locale dell'Istituto Tecnico Agrario di Strada Gazzana. Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, il rogo ha distrutto parte del vecchio archivio che conteneva documenti di alcuni anni fa. Un episodio inquietante sul quale indagano i carabinieri, che non è frutto del il caso. Ne è convinta la preside Maria Teresa Andena. Non è stato un cortocircuito e poi abbiamo trovato dei segni sulle vetrate disegnati con la vernice bianca che quindi stanno a indicare che insomma qualcuno è venuto, ha fatto il danno, ha pitturato, quindi è doloso. Poi stanno facendo le indagini, è venuta la scientifica. Però non è stato un cortocircuito assolutamente, è stato un innesco gettato dentro apposta. Non capisco perché tra l'altro era un archivio di materiale vecchio. Come riferito dal dirigente scolastico, è la seconda volta nel giro di pochi giorni che le forze dell'ordine intervengono al Raineri Marcora. Non più tardi di qualche giorno fa, e più precisamente nella notte tra domenica e lunedì scorsi, qualcuno, utilizzando presumibilmente fucili o pistole ad aria compressa, ha infranto diverse vetrate del capannone, un episodio che non si esclude possa essere connesso all'incendio di questa mattina. Io francamente lunedì pensavo dei cretini che non sapevano cosa fare nel weekend. Adesso, avendo trovato questi segni sulle vetrate, mi sembra una cosa più deliberata, ecco. Se fossero connessi è inquietante.